Il primo emendamento che sottopongo all'attenzione dell'Assemblea Capitolina riguarda, insomma, la modifica della delibera, in realtà l'inserimento di un ulteriore punto per introdurre un principio che è quello della coprogettazione delle piattaforme digitali. Noi sappiamo che oggi, nel momento in cui l'amministrazione va ad adottare degli strumenti e quindi delle piattaforme per determinati servizi o comunque per digitalizzare dei procedimenti amministrativi, queste piattaforme vengono ovviamente portate avanti, insomma, tutte le procedure di gara dal Dipartimento Trasformazione Digitale, ma contestualmente, o meglio, prima, insomma, di tutte queste attività c'è una fase ovviamente di progettazione e quindi di analisi anche di quelli che sono i requisiti funzionali, perché è evidente che la struttura amministrativa che poi dovrà concretamente erogare quel servizio dovrà quindi fornire anche e costruire effettivamente tutte quelle che sono queste funzionalità. E quindi non a caso, quando si va a digitalizzare un determinato procedimento, il primo momento è capire effettivamente questo procedimento in quali fasi si sviluppa e quindi immaginarne ovviamente una sua reingegnerizzazione, che è la fase preliminare rispetto alla digitalizzazione. Quindi il tema, insomma, che porto all'attenzione, l'emendamento che porto all'attenzione dell'Aula riguarda proprio il principio della coprogettazione per garantire un coinvolgimento ma anche una responsabilizzazione delle strutture sia capitoline che municipali, ciascuno per le funzioni e quindi per quanto di esclusiva competenza, e sempre ovviamente nel rispetto di quelle che sono oggi le competenze attribuite al Dipartimento Trasformazione Digitale e al responsabile per la transizione digitale. In questo modo si vuole creare un modello di costruzione delle piattaforme che poi vanno spesso quindi a sostituire veri e propri gli ambienti fisici o i luoghi dove effettivamente vengono oggi elaborate determinate pratiche, si sostituiscono in ambienti digitali. E quindi è necessario che tutte le strutture che dovranno poi utilizzare quel servizio possano essere coinvolte nella progettazione, ma anche essere responsabilizzate, perché se poi la progettazione di quella piattaforma, per così dire, non è completamente conforme a quello che poi è il servizio che si dovrà erogare, e quindi poi si dovrebbe poi mettere mano ulteriormente sulla piattaforma e a quel punto magari spendere ulteriori risorse. Ecco, quindi il principio della coprogettazione, che tra l'altro già è portato in parte già avanti, insomma, dal Dipartimento Trasformazione Digitale, che già fanno questa attività di concertazione prima, secondo noi può essere un punto fondamentale, soprattutto adesso che stiamo andando a un numero di piattaforme sempre più elevato. Grazie.